Benvenuti su Salute.live nel secondo appuntamento di questa settimana tutta dedicata all'incontinenza. Una settimana che vede protagonista la Federazione delle Associazioni Incontinenti Estomizzati con Pierraffaele Spena, che è il presidente. Benvenuto Pier. Ciao, Fernando. Una settimana ricca di appuntamenti. Ieri un appuntamento un approfondimento su quelle che sono le conoscenze che possono essere utili alle persone che hanno bisogno di vedersi riconosciuta un'invalidità. Oggi entriamo nel vivo. La FAIS ha voluto trattare un argomento che in qualche modo può coinvolgere tutti. Perché in questi mesi, in queste settimane relative all'emergenza Covid, c'è stato un'emergenza, c'è stato sicuramente un cambiamento. Chi meglio dei professionisti che sono stati coinvolti in questi cambiamenti, e mi riferisco in particolare agli infermieri, non potevano raccontarcelo. Ma ieri Pier ci raccontava le novità della FAIS che riguardano non solo questa settimana di appuntamenti, ma anche la pubblicazione del nuovo sito, una pubblicazione, il nuovo logo della federazione, quindi una settimana ricca di novità per la federazione. Pier, sei pronto per ascoltare i colleghi e per introdurli? Sicuramente, grazie Ferdinando, e grazie a te per la tua professionalità. Ferdinando è il direttore di Nurse24.it, con il quale in questi giorni stiamo organizzando e gestendo questi webinar che, come ha già specificato lui prima, hanno la caratteristica di essere dei momenti di approfondimento organizzati da un'associazione pazienti con l'aiuto dei professionisti qualificati. Quindi puntiamo molto sul linguaggio e sulla semplicità del linguaggio, sulla comunicazione e soprattutto trattiamo di temi che sono legati strettamente all'attualità. Ieri c'è stato un primo passaggio importante dove abbiamo parlato di assistenza e previdenza. Oggi ho chiesto, e mi fa molto piacere ospitare i quattro amici che sentiremo tra poco. Sì, gli diamo il Li benvenuto e ringrazio li facciamo entrare. precedentemente Aurelio Filippini, presidente di OPI Varese e infermiere coordinatore area formazione, Marco La Monica, infermiere coordinatore dell'area medica e alta intensità, Alessandra Pedranti, infermiera dell'area chirurgica e Alessandra Pizzimenti, infermiere area neuropsichiatria infantile. È stato un momento importante perché noi come associazione pazienti abbiamo raccolto un po' quali erano i temi più richiesti e quello sulla fase 2, su quello che succede nella fase 2, ci è stato richiesto un approfondimento. Approfondimento che, per quanto riguarda soprattutto i cronici, riguardava appunto l'accesso alle strutture sanitarie. Ci è stato detto in questo periodo che dovevamo essere dobbiamo tenerci, diciamo, lontani dall'ospedale per tanti motivi, ma per molte persone croniche, l'ospedale, gli ambulatori e i professionisti che ci lavorano, sono un appuntamento fisso, non si può scegliere. Quindi, ci siamo posti la domanda, dovendo accedere a queste strutture, come sono cambiate questi luoghi di cura e soprattutto è cambiata la comunicazione, ci sono delle attenzioni da seguire. E oggi con i quattro professionisti che vedete affrontiamo questo tema e ci aspettiamo anche delle domande in live chat e nel caso qualcuno volesse poi formulare dei quesiti più strutturati o più specifici, può sempre scrivere alla nostra mail fais@fais.info e li gireremo poi ai nostri amici per una risposta.
Io vi ringrazio di nuovo, te, Ferdinando. Lascio la parola a. La parola a Marco, forse c'è un problema di linea. Marco, se sei pronto, possiamo iniziare con la tua presentazione. Vi alternerete in questa presentazione. In questa presentazione, come diceva Pier, le persone potranno scriverci dei commenti e insieme proveremo a rispondere. Quindi l'invito è a tutti quelli che ci stanno seguendo, sia di scrivere sotto il video, e ricordo che siamo in diretta sia sui nostri canali, ma anche sui canali della federazione, e alla fine della presentazione proveremo a rispondere alle domande. Buon lavoro. Buongiorno a tutti, buongiorno, grazie a tutti quanti per l'invito. È un onore per me partecipare a questo webinar per questa importantissima associazione. Io parlerò dell'uso della tecnologia per comunicare in ospedale. Come diceva prima il collega, io sono coordinatore dell'area medica e medicina ad alta intensità. Durante il periodo Covid, quindi la fase zero, la fase importante, la tecnologia ci ha praticamente salvato. Senza di essa, non avremmo potuto comunicare con pazienti e l'esterno. E adesso vi dico un po' cosa è successo e cosa stiamo facendo adesso e cosa si dovrà fare magari in futuro per aumentare. Questo tipo di comunicazione. Niente, innanzitutto mi premeva dire che all'interno della Lombardia, all'interno di tutta la nazione, c'è stato un grande movimento di donazioni di strumenti tecnologici, Sassuolo, tablet, l'ospedale di Livorno, l'ospedale di Crema, l'ospedale Papa Giovanni, la SST Sette Laghi dove lavoriamo noi, tutti una tipologia diversa di dispositivi tecnologici, dai più avanzati e meno come cellulari, tablet, fino a addirittura avere dei robottini, dove ve ne parlerò più avanti. L'emergenza Covid, per noi infermieri è stata sicuramente un'esperienza difficile e molto faticosa, soprattutto dalla parte clinico-assistenziale. Gli infermieri erano vestiti turni massacranti, bardati, quindi la comunicazione diventava molto più complessa e pensare alla comunicazione a volte non era il primo pensiero, perché ci si focalizzava molto sull'assistenza e sulla clinica. Sicuramente non sono stati fatti studi sull'influenza che le videochiamate che facevamo hanno portato nel processo di cura un miglioramento di tipo clinico, ma sicuramente hanno migliorato il tono dell'umore, hanno infuso coraggio nei degenti e qualche volta si sono anche permessi di distrarre queste persone dalla patologia che avevano. Quali sono i mezzi tecnologici che abbiamo utilizzato e che stiamo utilizzando adesso nella fase 2? Niente, prevalentemente cellulari e tablet. Ogni giorno adesso l'utilizzo del cellulare è fondamentale, quasi una persona quando esce di casa e non ha il cellulare, dice, gli manca qualcosa. A volte cerchiamo di, per dire anche personalmente, abuso del cellulare, quindi a volte cerco di toglierlo, dalla portata di mano per distrarmi, ma in questo momento il cellulare ci serve proprio per lavorare. Ci serve per lavorare e ci serve per essere vicino alle persone che assistiamo. Cosa succedeva? Che vedavamo e vediamo, praticamente vi spiego un po' come succedeva in reparto. Molto spesso, e adesso, noi prendiamo le telefonate dei pazienti, dei parenti che sono a casa perché tutt'oggi in ospedale non si può entrare se non per visita a pazienti terminali, questo almeno in regione Lombardia,
noi prendiamo le chiamate dei parenti e diremo che poi il parente verrà richiamato appena possibile dal medico o dall'infermiere. Molto spesso ci chiedono di fare la videochiamata. Ci chiedono di fare la videochiamata perché noi a inizio ricovero diciamo che abbiamo a disposizione due cellulari e un tablet per poter fare le chiamate. Quindi molto spesso ci viene fatta anche questa richiesta, oppure ci viene richiesto alle persone, dai parenti delle persone anziane, di andare a ricaricare il telefono perché molto spesso si dimenticano. Quindi ci sono questi interventi di vicinanza al paziente, anche che una volta non venivano fatti, perché veniva il parente e il parente collegava il cellulare, lo metteva in carico, ma anche questa è assistenza, nel senso, anche questo è stare vicino al malato. Vi dicevo che abbiamo utilizzato a Varese, stiamo utilizzando anche adesso dei robot. Sono dei robot, una tecnologia avanzata, sono stati donati o prestati dal MUDEC di Milano, e questi robot sono andati anche, stati citati da New York Times o anche su alcuni media nazionali. E personalmente non mi sento di chiamarli mini infermieri assolutamente, ma sono sicuramente uno strumento molto utile per mantenere il contatto con i pazienti nelle loro stanze. Il robottino può camminare, andare all'interno della stanza e si può parlare. Se il collega è impegnato a fare qualcosa, può essere tenuto sotto controllo tramite un tablet, e quindi sono forme di comunicazione e forme di anche sorveglianza per quanto riguarda i pazienti. Sicuramente si sta cercando di, ma si faceva già, di implementare la telemedicina, soprattutto per quelle patologie croniche che ci sono all'interno delle nostre unità operative. Potenziare il servizio di telemedicina è sicuramente fondamentale e da portare avanti. Un'altra metodologia che stiamo cercando di portare avanti è l'educazione del caregiver tramite una telefonata WhatsApp e formare il parente, il paziente a casa via web, via una chiamata WhatsApp, e si può fare una sorta di educazione sanitaria anche in questo tipo. Non possiamo assolutamente tornare indietro. Il Covid ci ha messo davanti l'opportunità di utilizzare la tecnologia, e la tecnologia, a mio parere, nel 2020 deve essere utilizzata e deve essere assolutamente potenziata. Il discorso prevalentemente adesso è stato fatto sui pazienti, nel senso che i pazienti avevano la necessità di vedere i loro familiari, hanno la necessità di vedere i loro familiari, migliora la loro qualità di vita all'interno dell'unità operativa, rende più tranquilli i familiari a casa, ma mi viene da dire, all'interno dell'ospedale non ci sono solo i pazienti, ci sono anche i professionisti, e per i professionisti mantenere una comunicazione adeguata in questo periodo, in quello che è stato, è sicuramente stato difficile ed è lo è tuttora. Queste tecnologie sicuramente ci hanno aiutato, perché soprattutto nel periodo Covid non si riusciva a discutere, parlare, magari sentire delle confessioni da parte dei pazienti, perché i dispositivi di protezione individuale non lo permettevano. Però invece, con l'utilizzo del telefono, col WhatsApp, con il robottino, anche questo si è riuscito a fare. E volevo proprio concludere con questa
citando l'articolo 4 del codice deontologico, che dice che dell'ordine delle professioni infermieristiche, che la relazione è tempo di cura, e in questo momento storico la relazione è tempo di cura ed è stata fatta grazie assolutamente alla tecnologia. Questo sicuramente ci ha aiutato e dobbiamo continuare su questa strada, ma non dimenticarci comunque che un bel sorriso non varrà mai il sorriso di un robot. E con questo io vi lascio, vi ringrazio ancora per l'opportunità datami e buon lavoro ai miei colleghi e a tutti quanti. Allora, buongiorno a tutti. Proseguo il discorso che ha iniziato Marco. Intanto ringrazio anch'io per l'invito che ci è stato fatto e ho la fortuna poi di conoscere entrambi i nostri maestri che ci stanno accompagnando questa giornata. E vi volevo parlare proprio del rapporto di fiducia che si crea, che si è creato, ma che in realtà c'è sempre stato. Abbiamo un sistema sanitario tra i migliori del mondo, pur con tutte le difficoltà che fino ad ora abbiamo affrontato e che abbiamo visto, che vede per il 40% dei suoi referenti e dipendenti gli infermieri, 253.000 come vedete dalla slide su più di 600.000. Ecco, questo numero che sembra altissimo, in realtà poi scopriremo è un po' sufficiente, soprattutto per coprire altre aree come quelle che possono essere del territorio. E devo dire che il Covid, che ha visto anche me come Marco stare in campo direttamente, ha mostrato quanto il sistema sanitario, pur ottimo che sia, in realtà ha bisogno di un alto numero di professionisti. E tra questi ci sono sicuramente molti, molti infermieri. Tra i vari lavori che sono stati fatti, ad esempio dalla federazione con il Censis, è emerso che il numero di infermieri ad oggi necessario per una buona assistenza è di 134, che c'è scritto qua, quindi di uno ogni 154. Questo vuol dire che il nostro sistema sanitario attualmente ha una grande carenza di professionisti. Quindi se è vero che, come ci ha detto Marco prima, il tempo di relazione e tempo di cura, purché questo tempo possa essere svolto anche da un punto di vista di criterio temporale, è necessario che si aumenti il numero degli infermieri. Sicuramente all'interno degli ospedali, senza ombra di dubbio, ma anche e soprattutto sul territorio, visto quanto si sta lanciando in questo momento proprio l'assistenza territoriale in tutto il paese. Di questi infermieri, l'opinione delle persone e dei pazienti è molto buona. Un altro studio promosso dalla Federazione proprio del 2020 mostra abbastanza chiaramente come per le persone intervistate il rapporto con gli infermieri, la fiducia che hanno gli infermieri sia molto alta. Lo potete vedere dalla diapositiva, la stragrande maggioranza delle persone ha molta fiducia nel rapporto con gli infermieri, non solo perché probabilmente li vede molto più frequentemente di quanto vede altre figure professionali come i medici o gli assistenti sociali o fisioterapisti, ma anche perché questo dice bene anche il nostro codice deontologico, che ha un intero capo dedicato al rapporto con le persone assistite, anche perché il rapporto che si crea tra infermiere e persone assistite è un rapporto di fiducia, dove da una parte c'è qualcuno che ha bisogno e dall'altra parte c'è qualcuno che cerca di rispondere il più possibile, il meglio possibile, ai bisogni di salute, ma anche ai bisogni di relazione. Marco ha fatto un ottimo esempio che era legato a come nel periodo di Covid la comunicazione sia stata aiutata dai mezzi telematici, ma che ha avuto comunque un rapporto preferenziale diretto attraverso il rapporto sia pur pieno di barriere, mascherine, visiere, caschi, sia dalle persone assistite che dai professionisti, ma verso lo sguardo e la vicinanza. Quindi è un rapporto diretto che prescinde dal fatto di avere una barriera, ma che ha comunque la necessità di una vicinanza tra persone professionista. Gli italiani hanno dimostrato di apprezzare gli infermieri tanto che
considerano la presenza degli infermieri o la professione infermieristica come una professione che può essere approfondita e può essere indicata per i propri figli o addirittura per amici, parenti, quindi viene consigliata. Mi piace pensare che non sia soltanto il momento del Covid che ha evidenziato come il rapporto tra persone, quindi i pazienti, ma anche i loro familiari e gli infermieri fosse un rapporto così stretto. Nelle esperienze che abbiamo avuto durante il Covid abbiamo rivisto molte delle esperienze che abbiamo sempre avuto con i cittadini e i loro familiari, cioè quelle di stabilire la fiducia, di dare risposte per quello che è di competenza, ma comunque di mantenere un contatto e mantenere unita famiglia e persone che stavano ricoverate. Anche l'Istat, oltre al Censis, in uno studio effettuato pochissimo tempo fa, ha dato gli stessi risultati. Quindi le persone apprezzano con valori molto alti la figura del professionista infermiere all'interno del sistema sanitario per le grandi competenze che ha. Vedete dal grafico i risultati sono altissimi. Se possiamo fare una nota, siamo stati definiti paramedici, che non esiste la figura del paramedico né contrattualmente né professionalmente, siamo infermieri. Comunque siamo una figura molto rappresentata all'interno del sistema nazionale, sia territoriale che non, che ospedaliero, e decisamente molto apprezzata. Questo rapporto di fiducia è quello che vogliamo continuare a mantenere e lo possiamo mantenere attraverso moltissimi modi e sicuramente il privilegiato è quello della vicinanza e del contatto. Ma come diceva Marco prima, abbiamo una grande possibilità adesso che avvicina le persone ai loro familiari e a noi stessi, che è l'utilizzo consapevole e soprattutto dilazionato bene nel tempo, che è quello dei mezzi di comunicazione. Poi magari ho visto che ci sono delle domande, ma sul territorio, se vuoi, Ferdinando, possiamo approfondire più avanti perché ci sono indicazioni molto importanti anche su questo. Lascio la parola ad Alessandra. Buongiorno a tutti, grazie anche da parte mia dell'invito a questo seminario. Adesso ci parleremo di questioni un pochino più pratiche, di cui abbiamo sentito parlare in continuazione durante tutta questa quarantena, durante tutta questa fase 1 e anche durante la fase 2, ma che se dobbiamo parlarne nuovamente perché tendenzialmente non c'è mai una risposta univoca, ognuno ha un po' la sua opinione, e perché sono questioni molto importanti sia nel contenimento dell'epidemia, come lo sono state durante la fase di quarantena, che nella successiva fase di convivenza col coronavirus, per evitare che ci sia una cosiddetta seconda ondata, per cui lavaggio delle mani, uso delle mascherine, distanziamento sociale. E poi faremo un altro approfondimento su dei casi particolari. Partiamo dal lavaggio delle mani. Possiamo andare facilmente nei siti istituzionali, quali ad esempio quello del Ministero della Salute, dell'Istituto Superiore di Sanità, della World Health Organization, dell'OMS, per scoprire tutte le indicazioni che ci vengono date in merito proprio a come fare e quando lavare le mani, anche attraverso delle semplici infografiche. Ad esempio, questa è un'infografica che ci viene fornita dal Ministero della Salute, che ci indica come per prevenire le infezioni da coronavirus, così come tutte le altre infezioni, perché ricordiamoci che il lavaggio delle mani è una pratica di buona igiene che aiuta a prevenire tutte le infezioni, quindi non andrebbe utilizzata solo in questo periodo, ma sempre, attraverso l'utilizzo di acqua e sapone. O se non abbiamo a disposizione un rubinetto e sapone di una soluzione alcolica, mediante la frizione delle mani riusciamo ad asportare i virus, i batteri, almeno la maggior parte di essi, attraverso questa azione meccanica di sfregamento di tutte le varie parti delle mani. Bisogna dedicare almeno 60 secondi all'incirca per questa procedura, se vogliamo usare acqua e sapone, 30-40 secondi se invece utilizziamo la soluzione alcolica. E già con l'igiene delle mani noi riusciamo a prevenire
abbastanza facilmente, perché è una pratica molto semplice, alla portata di tutti, le infezioni. Importante però che questa procedura venga fatta con le mani asciutte, perché altrimenti i prodotti che vengono utilizzati non sono efficaci. Altra pratica che dobbiamo seguire è l'utilizzo delle mascherine. Si è parlato molto di mascherine in questi tempi, su quali utilizzare, su come metterle, come toglierle, come smaltirle, se vanno associate all'uso di guanti, se i guanti non si possono usare. Ebbene, una mascherina, le mascherine efficaci in questa fase, in questa fase 2, sono anche semplicemente le mascherine chirurgiche, o le mascherine chirurgiche in tessuto a tre strati, o le mascherine in cotone, vanno bene entrambe. Vanno utilizzate, associate a una corretta igiene delle mani, una corretta e frequente igiene delle mani, in tutti i luoghi in cui non ci può essere un distanziamento sociale, quindi non si riesce a mantenere una distanza superiore a 1,80 m o 2 metri, per prevenire l'infezione da coronavirus. In Lombardia, da dove parlo, queste mascherine sono obbligatorie, vanno ancora utilizzate per strada fino almeno il 30 giugno, perché è stata prorogata l'ordinanza regionale sull'utilizzo delle mascherine, mentre in altre regioni è decaduta questo obbligo. Possono anche essere, possono non essere portate, ma è importante averle sempre con sé, perché se si entra in teatri, negozi, ristoranti, quando non si mangia, o comunque luoghi chiusi aperti al pubblico, è necessario indossarla. L'utilizzo della mascherina previene, non ci blocca i droplet che possono raggiungere il nostro viso, perché non hanno una capacità filtrante tale per cui possono bloccare tutti i droplet. La loro funzione principalmente è quella di evitare che le nostre secrezioni respiratorie possano andare più facilmente a infettare un'altra persona. Per cui possiamo vedere sulla rivista Evidence, che è la rivista del GIMBE, come l'utilizzo della mascherina può ridurre di 36 volte l'emissione di questi droplet che possono essere infettanti se la persona è positiva al coronavirus, e quindi parlando a una distanza inferiore al 1,80 m con un'altra persona, ma indossando la mascherina, questa ha meno probabilità di contrarre l'infezione, proprio perché i droplet che vengono emessi sono in numero inferiore, che di contrarre l'infezione con una virulenza più bassa, proprio per una minore carica virale. L'importante è sempre indossarla correttamente, con la parte colorata all'esterno, senza toccare la parte interna, ma solo i lati e gli elastici. Se si tocca, bisogna lavare le mani, effettuando un'igiene con acqua e sapone o con soluzione alcolica, e smaltirla correttamente nel sacchetto dell'indifferenziato. Se utilizziamo le mascherine di cotone, quelle lavabili, possiamo lavarle a 60 gradi con disinfettanti o comunque seguendo le indicazioni del produttore, per un numero massimo di lavaggi indicati proprio dal produttore della mascherina. Mentre per la mascherina chirurgica tradizionale, diciamo, l'utilizzo andrebbe limitato a poche ore o comunque finché questa non diventa umida. Se invece abbiamo delle altre mascherine, come la FFP1, FFP2 o FFP3, queste hanno una protezione maggiore rispetto a quella chirurgica, perché, come vediamo da questa diapositiva, possono filtrare più efficacemente i droplet, le goccioline respiratorie, però vengono usate tendenzialmente in contesti particolari, come ad esempio negli ospedali, per le persone, per i sanitari che assistono le persone positive al coronavirus, o in caso di procedure ad alto rischio, come ad esempio l'intubazione endotracheale, che può causare la produzione di aerosol che hanno una elevata capacità infettante, diciamo. Se utilizziamo queste mascherine con la valvola, la valvola consente la fuoriuscita delle secrezioni respiratorie, quindi la persona che la indossa è protetta. La persona che magari parla a una distanza inferiore alla distanza di sicurezza non viene protetta, perché escono proprio le goccioline dalle valvole. Quindi
è sempre meglio utilizzare le mascherine con valvola o comunque quella chirurgica. E anche se non aderisce perfettamente al viso, però ci consente un'adeguata protezione. Invece, distanziamento sociale. Ormai sono decadute un po' tutte quelle indicazioni di quarantena, di separazione sia dei congiunti che non, per cui possiamo andare a trovare i parenti, possiamo andare a trovare gli amici, ma in caso di persone non congiunte, quindi gli amici, dovremmo in teoria mantenere sempre la distanza di sicurezza. E il motivo per cui deve essere mantenuta questa distanza c'è facilmente comprensibile mediante questo video che è stato realizzato dall'Ohio Department of Health, che ci mostra proprio cosa succede se manca il distanziamento sociale. Ecco qua, in una maniera molto semplice, molto immediata, il funzionamento e l'efficacia che abbiamo tutti potuto constatare ha avuto questa misura nella prevenzione del coronavirus e nella riduzione del numero di infetti per supportare meglio le capacità ricettive dei nostri ospedali. Altro video che ci può dare un'idea proprio del funzionamento del distanziamento sociale è la campagna che abbiamo potuto vedere in televisione promossa da Palazzo Chigi, che vi faccio vedere ora. È la distanza a fare la differenza. Facciamolo per noi, facciamolo per tutti. Ecco qua in modo semplice cosa abbiamo fatto tutti quanti insieme con i nostri sforzi. Adesso una situazione un po' particolare, ovvero cosa succede quando il distanziamento sociale, in quali condizioni il distanziamento sociale non è attuabile, anzi può essere controindicato. È il caso ad esempio nell'allattamento oppure nella cura del bambino, del neonato. Devo fare una piccola premessa. Io lavoro in chirurgia, in area chirurgica dal 2017 all'ospedale di Varese, ma in questo momento sono un po' in panchina, diciamo, perché è nato mio figlio a novembre, quindi ho avuto un po' la fortuna di vivere da esterna, da estranea, questa epidemia, con però tutte le preoccupazioni del caso, ovvero la salute di mio figlio, che ho messo al primo posto. E posso facilmente immedesimarmi in quelle donne che sono rimaste incinte o comunque si sono trovate a partorire in un periodo come questo in cui circola il coronavirus, quindi una grossa paura anche per loro. Fino ad oggi le ricerche che sono state condotte, che sono tutte su campioni abbastanza piccoli, abbastanza ristretti, di donne incinte, hanno mostrato come il coronavirus prima di tutto non è più suscettibile chi è gravida rispetto a chi non lo è, quindi non c'è una sostanziale differenza nell'infezione di donne gravide, e in più non ci sono particolari effetti teratogeni, quindi di malformazioni sul feto dovuti proprio al coronavirus, né di casi di aborti spontanei. L'unica incidenza maggiore che si è riscontrata è quella di parti prematuri in donne Covid positive. Ora, facendo questa premessa, dobbiamo comunque dire che tutte le indagini prenatali che vengono fatte normalmente vanno fatte anche durante questa fase. Le donne hanno dovuto farle anche in caso di quarantena, in caso di positività, per cui almeno 6 visite tra
tra ecografie o visite ginecologiche sono sempre state consigliate anche per le donne incinte. Vi sono percorsi specifici per chi deve partorire ed è positiva negli ospedali. Dopo parleremo anche con Alessandra Pizzimenti dell'accesso ai vari ospedali e ai pronto soccorsi. E non ci sono indicazioni a partorire con taglio cesareo piuttosto che con parto naturale in caso di donne Covid positive, proprio perché il taglio cesareo comporta tutti i rischi di un intervento chirurgico, quindi è sempre preferibile il parto naturale, evitare possibilmente il parto in acqua perché i dispositivi di protezione individuale non sono impermeabili, quindi non si potrebbero usare se le donne positive devono partorire. E poi le ostetriche e i professionisti che assisteranno le donne durante il parto e il travaglio avranno tutti i dispositivi di protezione che necessitano per un parto sicuro. L'infezione dalla madre al feto durante il parto è stata documentata, ma solo in casi particolari, non c'è un elevato rischio di infezione in questo modo. Successivamente al parto è importantissimo, anche per le donne Covid positive, il contatto pelle a pelle e il rooming in, quindi utilizzando mascherina e facendo un'adeguata igiene delle mani, è possibile per la donna che ha appena partorito, anche se positiva, mantenere il proprio bambino sul proprio grembo e allattarlo tranquillamente. Anzi, evitare queste due procedure, queste due utili cure al neonato può comportare più rischi che benefici, quindi favorisce l'attaccamento, favorisce l'inizio dell'allattamento e la produzione di latte e quindi sono caldamente consigliate. Gli accompagnatori, i papà che vogliono assistere al parto possono farlo tranquillamente anche perché questo aiuta la donna, la conforta. La loro presenza in stanza dopo il parto, nei giorni successivi, dipende dai vari ospedali. Alcuni ospedali consentono la permanenza di una persona per volta, altri invece non consentono le visite, quindi le donne devono prendersi carico proprio di questa nuova vita in tutte le sue sfaccettature anche dopo il parto. Quindi forza a tutte queste donne che hanno questo grosso compito, grosso impegno. Per l'allattamento poi a casa vanno seguite le misure precauzionali, se la donna ovviamente è Covid positiva, che venivano utilizzate durante il parto e durante l'allattamento nei giorni di degenze, quindi utilizzo di mascherina, uso dei guanti, adeguata igiene e pulizia delle superfici. L'igiene del seno, del capezzolo non è necessaria per forza, viene consigliata solamente se per caso la donna starnutisce o comunque le secrezioni respiratorie possono andare a contaminare la zona intorno al seno, però per il resto può tranquillamente allattare. Così come tutte le donne in gravidanza devono solamente mantenere le classiche precauzioni della mascherina, dell'igiene delle mani, dell'uso dei guanti quando è necessario, lavare la frutta e la verdura come già si fa durante la gravidanza e vivere serenamente questo bellissimo periodo della vita anche durante questa brutta pandemia che ci ha colpiti tutti e che ci ha un po' scosso tutti. Grazie a Nurse 24, grazie al Presidente Spena per avermi fatto partecipare. Adesso lascio la parola ad Alessandra Pizzimenti che vi darà altre indicazioni pratiche proprio per l'accesso e l'utilizzo dei nostri ospedali. Buongiorno a tutti. Alessandra, devi attivare il microfono. Scusate. Vai, riparti pure. Ok. Buongiorno a tutti, io lavoro in neuropsichiatria infantile, ma in questo periodo Covid ho prestato servizio per 2 mesi e mezzo in una pneumologia Covid dell'ASST Sette Laghi di Varese.
I miei colleghi hanno illustrato molto precisamente tutte le efficaci misure di contenimento del virus, ma comunque potrebbe capitare di doversi recare al pronto soccorso. E in questo caso esistono dei percorsi dedicati alle persone potenzialmente positive in modo che non vengano a contatto con il resto degli utenti. L'accesso al pronto soccorso non deve avvenire su iniziativa personale, ma solo dopo aver preventivamente contattato il medico di medicina generale, il medico di base o il numero verde regionale. Il medico di base, appunto gli operatori del numero verde regionale, valuteranno i sintomi e il rialzo termico della persona in esame e consiglieranno o meno di recarsi in ospedale. Se invece bisogna recarsi in ospedale per effettuare una visita, un esame diagnostico, ci sono delle norme generali da seguire. Sicuramente è vietato l'accesso alle strutture con un anticipo non superiore ai 15 minuti rispetto all'appuntamento della visita, all'appuntamento che si ha. L'utente non può essere accompagnato se non con l'eccezione delle persone disabili, dei minori o dei pazienti fragili non autosufficienti. Tuttavia, può essere fatta richiesta alla direzione sanitaria per l'ingresso di un accompagnatore per i pazienti che vengono sottoposti a procedure che necessitano di supporto, ad esempio procedure diagnostiche che richiedono sedazione o anestesia. L'accesso ai locali ospedalieri è subordinato alla verifica della temperatura, che non dovrà essere superiore ai 37 gradi e mezzo. Tale verifica viene effettuata in quasi tutte le strutture ospedaliere presso i checkpoint, che si trovano all'ingresso degli ospedali e evidenziati con cartellonistica apposita. Per l'accesso al checkpoint, comunque, si consiglia l'uso della mascherina e il mantenimento del distanziamento di almeno 1 metro. Si invitano comunque tutti gli utenti che già a casa hanno una temperatura superiore ai 37,5 gradi di non uscire di casa e anche agli utenti che sono in quarantena o che hanno avuto contatti con soggetti positivi nelle ultime 2 settimane di non recarsi in ospedale. Per accedere alle strutture ospedaliere, gli utenti devono essere dotati di mascherina chirurgica, come diceva Alessandra, senza valvola. E per accedere al pronto soccorso devono dotarsi anche di guanti, utilizzare i guanti. Nelle sale d'attesa ospedaliere, gli utenti devono comunque rispettando il distanziamento, quindi lasciare un posto tra una persona e l'altra. Comunque in tutte le sale d'attesa ospedaliere in questo momento è stata utilizzata una cartellonistica che individua i posti in cui sedersi e i posti in cui invece non sedersi. Dove sono consentite le visite ai pazienti ricoverati, come ad esempio le aree pediatriche, può accedere solo una persona per volta e in orari ben stabiliti, rispettando comunque tutte le norme di sicurezza, quindi il distanziamento e l'utilizzo della mascherina. Vi ringrazio per questa possibilità. Grazie, grazie Alessandra, grazie Alessandra, siete in due e provo a rimettere in onda anche gli altri, Presidente Spena e Filippini. Sono arrivate un po' di curiosità, di domande, e una di queste la anticipava prima il Presidente Aurelio Filippini. Sul discorso territorio, no? È cambiato qualcosa in merito al territorio e anche in qualità di presidente dell'ordine degli infermieri, quindi con il territorio ha uno stretto collegamento. Cos'è cambiato? Cosa cambierà? Se c'è una previsione di cambiamenti, soprattutto per quanto riguarda i cittadini. Consideriamo che ci stanno guardando dei cittadini oltre ai colleghi infermieri. Microfono.
Eccomi. Sì, grazie Ferdinando, ho letto la domanda. Credo che in questo momento non fosse rappresentato il territorio perché si trattava di parlare dell'accesso agli ospedali, quindi credo che lo scopo dell'iniziativa fosse questo. Sta cambiando molto anche per il territorio. Come dicevamo, Covid ha messo in evidenza le carenze di un sistema sanitario pur ottimo come quello italiano, che è tra i migliori al mondo. Una di queste carenze è la mancanza di personale e ha soprattutto scoperto che questa mancanza di personale, non solo infermieristico, ma sicuramente anche infermieristico, è quella legata al territorio. E il territorio ovviamente non si intende soltanto l'infermiere di assistenza domiciliare, quello che stiamo cercando di portare avanti come infermiere di famiglia e di comunità, ma sono anche le strutture residenziali, quelle per anziani, quelle per disabili, le strutture per pazienti con problematiche psichiatriche, minori, eccetera. Ecco, si è evidenziato fortemente come la carenza di personale in queste strutture, che possiamo chiamare territoriali, ha creato dei grossi disagi. La ripresa li ha moltiplicati perché molti degli infermieri dedicati al territorio, strutture residenziali in particolare, sono stati chiamati per l'emergenza Covid all'interno delle aziende ospedaliere, con contratti di vario genere, sicuramente nelle regioni più colpite, ma non solo. Questo ha scoperto ulteriormente il territorio, un territorio che invece ha un bisogno altissimo di personale. Lo stesso Piano Sanitario Nazionale prevede che ci sia un'intensificazione dell'assistenza e della presa in carico sul territorio da parte di tutti i professionisti. Questo vorrebbe dire trastare le persone a casa loro il più a lungo possibile. Perché se è vero che certe patologie, molte patologie vengono curate in ospedale quando non c'è alternativa, ma è anche vero che queste patologie si sviluppano, quindi nascono e permangono sul territorio. Quindi è lì che si dovrebbe incentrare maggiormente, gli sforzi o comunque sicuramente incentivarli. I 57.000 infermieri che mancano per avere un rapporto numerico infermiere-cittadino, per grande, una stragrande maggioranza di questi dovrà proprio occuparsi dell'assistenza sul territorio. Ok, grazie. Un'altra domanda che può essere secondo me interessante perché se ne parlava forse durante la pandemia in senso contrario, nel senso si sono stati aperti diversi reparti Covid, no? O sono stati identificati delle strutture Covid, ma esistono degli ospedali Covid-free o si pensa di strutturare degli ospedali Covid-free? Marco, lo chiedo a te. Ecco, più che la risposta che mi viene da dare, più che strutturare degli ospedali Covid-free, sono stati strutturati degli ospedali hub Covid, nel senso dove il paziente Covid deve essere centralizzato. Questa è la soluzione che in Regione Lombardia e anche in altre regioni d'Italia è stata presa. Non far gestire alle singole aziende ospedaliere o ai singoli presidi ospedalieri i pazienti Covid, ma creare proprio questi hub Covid, questi ospedali di riferimento per i pazienti Covid. Quindi lo ricordiamo, comunque mi sembra di capire che comunque gli ospedali hanno dei percorsi che gestiscono la parte eventualmente Covid positivi o non, giusto Marco? Esatto, per dire, in ogni pronto soccorso di ogni ospedale si è creato il percorso per differenziare il paziente Covid dal paziente non Covid. Se poi in quell'ospedale è presente il reparto Covid, quindi quell'ospedale è un hub Covid, direttamente dal pronto soccorso andrà nel reparto Covid. Se in quell'ospedale non è presente il reparto Covid, verrà centralizzato nell'ospedale hub Covid più vicino. Questo anche per rassicurare le persone che vogliono, hanno bisogno realmente di andare in ospedale, ma magari hanno paura di poter essere Assolutamente, contagiati. assolutamente. Gli ospedali comunque sono luoghi di per sé sicuri, nel senso Esatto. perché anche all'interno dell'ospedale ci sono diversi reparti, ci sono dei reparti per dire. Ma come da noi a Varese, ma anche in altri ospedali sicuramente, che anche durante la pandemia sono rimasti Covid-free. Certo. Pensate a quei reparti
più delicati come le ematologie, le oncologie, le nefrologie, dove il paziente è un paziente fragile e non poteva essere permesso una qualsiasi presenza di malati Covid all'interno di contagio all'interno di quei reparti. Quindi assolutamente l'ospedale è un luogo sicuro, bisogna assolutamente andarci se ne si ha davvero bisogno, e comunque l'ospedale è un luogo sicuro. Ok, e sono arrivate anche delle domande sulla mail della FAIS. Pier, ti invito a porre la domanda e comunque a fare una tua considerazione al termine di questo webinar, e intanto prepariamo la domanda. Devi attivare il microfono, Pier. Ringrazio Aurelio, Marco e Alessandra 1 e 2, Pedranti e Pizzimetti, perché credo che sia stato un grande momento di informazione. Le mail che per esempio stanno arrivando al nostro indirizzo sono di persone che fondamentalmente si chiedono se oggi dovessero chiamare l'ospedale per prenotare un consulto, che tipo di informazione viene dato loro, di trovarsi in un punto e poi proseguire secondo le indicazioni, i percorsi dati, c'è una persona che lo attende perché è stata gli è stato dato questo ruolo di manager nel gestione di questo. Ed è un'altra domanda invece legato a una figura secondo me centrale, che è quella del caregiver. Molti si pongono per esempio la domanda se ho un figlio piccolo, si parli di mamma e figlio, padre e figlio, è sicuro portarlo in ospedale in questo momento? Lascio a casa, vengo da sola? E poi questa è una mia curiosità personale. Noi adesso stiamo parlando della fase 2, che è quella successiva all'emergenza. Abbiamo un carico di informazioni che anche voi avete dato molto importanti. Una su tutto, per esempio, il lavaggio delle mani. Adesso qui ci si incontra e si fa gara a chi dice che si è lavato di più le mani, ma secondo voi su questo punto resterà qualcosa nella fase 3, 4, 5, 6 e 7, o come a volte si dice anche dalla mia parte, la paura fa 90, e però passato il santo, passato la festa, perché mi sembra di capire che la questione è legata, indipendentemente da tutto, a buone prassi. Cioè, quello che noi abbiamo fatto in questi mesi e che faremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, sono cose che avremmo dovuto fare anche prima. Cioè, poi, se posso parlare a nome delle persone che rappresentiamo, soprattutto questa categoria di persone ha scoperto, e di questo sono molto sorpreso in negativo, che queste cose erano alla base, era l'ABC dell'igiene, per esempio. Passo a voi esatto, poniamo la domanda ai colleghi, no? La prima domanda che era, la mando in onda: se oggi chiamo per un consulto mi viene assegnato un percorso e che tipo di informazioni ricevo? Chiedo ad Alessandra Pinzimenti di rispondere a questa domanda. Allora, sì, se una persona prenota una visita o comunque deve recarsi in ospedale per qualche motivo, per svolgere un esame diagnostico, le vengono date tutte le indicazioni necessarie, che tendenzialmente sono quello di entrare e accedere in ospedale dall'ingresso principale o comunque dagli ingressi dove sono situati i checkpoint per la rilevazione della temperatura. Quindi entrare, igienizzare le mani con gli appositi dispenser e soluzioni che vengono forniti dagli ospedali. Nel caso di accesso al pronto soccorso, utilizzare anche i guanti.
l'utilizzo sicuramente della mascherina chirurgica e la rilevazione della temperatura al checkpoint. Se si attende per misurare la temperatura, comunque il consiglio, anzi è obbligatorio comunque mantenere la distanza di almeno un metro. Le indicazioni che vengono date sono sicuramente quelle di non, insomma, di non girare per l'ospedale, ecco, ma comunque di presentarsi nel luogo dove viene svolto l'esame o la visita puntuali o al massimo 15 minuti prima dell'orario che viene concordato. E comunque agli ingressi degli ospedali comunque ci sono anche delle persone che indicano ai pazienti quale percorso devono effettuare per raggiungere il luogo dell'esame o il luogo della visita. Ok. In sostanza spero di essere stata esaustiva. Chiarissimo. L'altra domanda invece era riferita alla possibilità o alla sicurezza di portare proprio figlio in ospedale, ho provato a sintetizzarla così, posso portare mio figlio piccolo in ospedale, è sicuro? Chiedo all'altra Alessandra di provare a rispondere a questa domanda. Allora, la questione di portare i bambini piccoli in ospedale è questa. Da sempre, non solamente adesso con la situazione che abbiamo dell'epidemia di coronavirus, portare dei bambini di un'età inferiore a 10 anni in ospedale non è consigliato se questi devono andare a visitare dei parenti. Altro discorso se è il bambino che deve effettuare una visita medica proprio al bambino. Per cui se io padre, devo accompagnare mio figlio ad eseguire una visita medica, quale può essere ad esempio una visita allergologica o qualcosa del genere, posso andare tranquillamente in ospedale mantenendo le solite precauzioni, quindi mascherina per i bambini superiori che hanno più di 6 anni e mascherina me stesso, igiene delle mani anche al bambino, se possibile mantenere il bambino vicino a me, evitare di farlo correre in giro, farlo socializzare con altri bambini che possono essere presenti, ma in ogni caso portare i bambini in ospedale è sicuro se questi devono andare in ospedale. Se è, ripeto, per visitare dei parenti che sono ricoverati, a parte che in molti ospedali questo non è possibile accedere, però è sempre meglio, sempre sconsigliabile portare bambini di età inferiore a 10 anni, proprio perché hanno un sistema immunitario non ancora maturo e sono più suscettibili alle infezioni. Quindi è il caso di evitare se possibile sostanzialmente. Sì, sì, il più possibile. Esatto, l'altra domanda che era più una domanda, una curiosità che chiedeva il presidente Pierraffaele, chiedo a Filippini di rispondere, che cosa resterà della fase 2? Cosa continueremo a seguire di queste indicazioni? No? Abbiamo imparato tante cose che in teoria dovevamo già sapere e... Diciamo cosa mi piacerebbe restasse della fase 2, okay. Perché insomma, mi piacerebbe che restasse la parte legata fondamentalmente all'igiene. L'idea di avere le mani il più pulite possibile, che non vuol dire utilizzare sempre solo clorexidina, soluzione alcolica, eccetera, perché Alessandro lo diceva molto bene prima, un lavaggio delle mani con acqua e sapone è perfetto. Le salviettine umidificate che si usano per i bambini, mi viene in mente, diceva Ale prima, vanno benissimo, non è indispensabile avere sempre per forza la soluzione alcolica, che a volte poi sulle mani può dare anche fastidio. Il fatto di la mascherina, spero insomma che presto almeno nei luoghi aperti si possa cominciare a togliere, questo è una speranza, ma credo insomma in alcune regioni è già stata liberalizzata, spero che presto sia in tutte le regioni, probabilmente dovremo mantenerla nei luoghi più stretti o sicuramente quando ci saranno il periodo dell'influenza, eccetera, che comunque non era una cattiva norma neanche prima. Il fatto di tossire o starnutire su un fazzoletto o sul braccio mi sembra un'altra abitudine che può essere interessante, perché dopo con la mano potrei stringere la mano a qualcuno o comunque toccare oggetti che altre persone toccano. E non ci pensiamo finché non pensiamo a essere noi che tocchiamo
la maniglia o il telefono di qualcuno che ci ha appena starnutito sopra. Se pensiamo a questo, forse ci viene anche un po' più semplice pensare di non farlo noi. Vorrei rimanessero, spero rimangano, le norme igieniche basilari, quindi lavarsi le mani, non starnutire in giro, usare i fazzoletti monouso e poco di più. Sulla distanza sociale, sì, probabilmente un'attenzione dovrà rimanere. Non credo che rimarrà, spero che non debba rimanere, perché voglio sperare che anche questo virus in un modo o nell'altro si attenui, o insomma perda la sua virulenza, perché comunque la vigilanza e il contatto hanno sempre avuto una funzione sociale positiva, anche di endorfine prodotte, eccetera, quindi anche sul sistema immunitario. Mi auguro che questo, mantenendo un minimo di criterio, come sempre, ma che questo si possa riprendere. Ti ringrazio, io ringrazio a nome mio, ma a nome anche della FAIS, tutti voi, per aver partecipato e per aver dedicato il vostro tempo a questa bellissima chiacchierata. Lascio la parola a Pier, che ci anticiperà quello che sarà l'appuntamento di domani. Sempre attivando il microfono. Sì, ci sono. No, oltre che ringraziare voi, volevo darvi appuntamento a domani, perché questa settimana di informazione per i cittadini passa attraverso vari momenti. Domani lo dedichiamo all'alimentazione, altro tema importante, altro tema legato anche all'igiene e a tutta un'altra serie di aspetti di cui abbiamo parlato oggi. Domani poi è una giornata per noi speciale, perché alle 11, sempre sul portale salute.live e tutti i social nostri legati a salute.live, lanciamo il nostro progetto Smart Ostomy Support, che vede la sua prima sede di implementazione nella Fondazione Vuole Ambulanza, e oltre ai vari contributi che avremo di tutti quelli che hanno partecipato a questo progetto, abbiamo un ospite di eccezione che ci ha inviato un saluto, ed è Fabio Volo, che conoscete benissimo, speaker di Radio DJ, scrittore, attore e tanto altro, ci ha mandato un bellissimo messaggio per il progetto. E poi il pomeriggio invece, come dicevo prima, alimentazione con la dottoressa Anna Villarini, biologa nutrizionista dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, con la quale faremo alcune riflessioni su quello che le norme da seguire per una corretta alimentazione. Io l'abbiamo definita più che un momento di formazione su come mangiare, un momento di formazione di educazione alimentare, e cioè l'importanza di conoscere i vari alimenti e come questi possono condizionare anche la vita delle persone incontinenti ostomizzate, perché sappiamo che esistono delle regole da seguire. Credo di aver detto tutto, voglio soltanto ricordare che tutti i webinar che sono andati in onda da adesso sono disponibili sulla piattaforma e possono essere anche visti in un secondo momento, perché sono stati registrati, quindi ci sono le prove di quello, lasciamo tracce. Ma questo è la cosa bella, perché abbiamo detto soprattutto voi cose estremamente interessanti. Credo che siamo solo all'inizio, è uno strumento che noi vorremmo utilizzare anche in futuro per disseminare, è molto diretto, ci hanno seguito in tanti, e questo qui è credo che sia un risultato importante di cui anche voi siete stati protagonisti, e di questo vi ringrazio nuovamente. Grazie a tutti voi, appuntamento quindi a domani alle 11 e domani alle 17. Buona serata a tutti e buon lavoro a voi.